Salve, sono Angela della Beable ed oggi vedremo insieme come configurare la valigetta di Zimbra in WebDAV. Buona visione! Prendendo spunto da un articolo francese, andremo insieme a vedere la modalità di collegamento di un tablet, PC o smartphone con Zimbra in WebDAV. Sul nostro sito, nella sezione blog, è presente un articolo che specifica proprio queste operazioni, ma abbiamo deciso di fare un video su questo per spiegarvi e farvi vedere quanto è semplice effettuare il tutto. Innanzitutto iniziamo a configurare CyberDuck, quindi accediamo al sito ufficiale e scarichiamo la versione per Windows. Per questo software esiste la versione sia per Windows che per Macintosh. Attendiamo il download del file. Andiamo ad eseguire lo stesso al fine di installare CyberTAC sul nostro computer. Quindi scegliamo Avanti, Avanti, Installa. Quindi fine. Avviamo CyberDuck e andiamo insieme a configurarlo. Per la configurazione andiamo a creare una nuova connessione, quindi clicchiamo su Nuova connessione. Andiamo a definire la tipologia di connessione, quindi WebDAV. Inseriamo l'indirizzo IP del server di Zimbra, o l'indirizzo IP interno o quello esterno a seconda della parte in cui ci troviamo, quindi se ci troviamo all'interno della rete o all'esterno. Definiamo la porta, quindi 80, e andiamo a inserire le credenziali di accesso a Zimbra dell'utenza che vogliamo collegare, nel nostro caso segreteria@beable.it con la relativa password. Andiamo a definire il percorso nelle opzioni e digitiamo quindi slash dav slash nome utente @dominio.it, nel nostro caso segreteria@beable.it slash briefcase, e andiamo ad avviare la connessione. Possiamo salvare questa connessione all'interno dei preferiti di CyberDuck, così che all'avvio di CyberDuck siamo reindirizzati direttamente all'interno della cartella. Nel nostro caso erano già presenti dei file nella cartella di Zimbra, ma ne andiamo ad aggiungere altri per effettuare dei test. Quindi aggiungiamo un nuovo file e andiamo a verificare che nella valigetta dell'utenza di Zimbra è presente. Loghiamoci in Zimbra con l'utenza stessa, quindi segreteria@beable.it con la relativa password, e posizioniamoci nella cartella valigetta. Vediamo che il file che abbiamo creato è presente. Effettuiamo adesso il test contrario, ossia inseriamo un nuovo file in Zimbra e verifichiamo che questo file in CyberDuck sia presente. Andiamo adesso a configurare e installare NetDrive. Posizioniamoci sul sito ufficiale di NetDrive, ossia netdrive.net, e scarichiamo la versione gratuita. Con WebDAV andiamo a risolvere differenti problemi, ad esempio l'invio di allegati molto pesanti può essere aggirato appunto con WebDAV. Carichiamo all'interno della valigetta di Zimbra dei documenti e condividiamo la stessa valigetta con gli altri utenti. Oppure effettuiamo una foto dall'iPhone e la carichiamo nella valigetta di Zimbra. Con NetDrive, che andremo adesso ad installare, è possibile creare una risorsa di rete e quindi è più semplice caricarvi i documenti. Quindi, dopo aver eseguito
il file scaricato, accettiamo i termini di licenza e installiamo il software stesso. Andiamo ad avviare NetDrive. E a configurarlo. Creiamo quindi un nuovo sito, inseriamo il nome e l'indirizzo IP, ossia il percorso http://server/zimbra, ossia l'indirizzo IP del server di Zimbra, interno o esterno a seconda del tipologia di configurazione, /dav/noivutente@domino.it/briefcase. Andiamo poi a definire la tipologia di connessione, quindi WebDAV, la porta 80 nel nostro caso e il device, ossia la lettera che assumerà la risorsa di rete. Badiamo bene ad inserire una lettera inusuale così che non si possa confondere con una qualsiasi altra periferica collegabile. Inseriamo le credenziali di Zimbra dell'utenza che vogliamo configurare, quindi segreteria@biebol.it con la relativa password. Infine andiamo a salvare e a collegare. La risorsa di rete è stata creata ed è visibile. Adesso andiamo a effettuare l'operazione di test, quindi creiamo un nuovo file e verifichiamo che questo sia presente in Zimbra e infine effettuiamo l'operazione inversa, cioè nella valigetta di Zimbra andiamo a creare un nuovo file e verifichiamo che questo sia presente in NetDrive. Adesso vedremo insieme come configurare l'iPhone e WebDAV, quindi scarichiamo WebDAV Navigator e andiamolo insieme a collegare. In particolare noi effettueremo due tipologie di test, uno inserendo l'indirizzo IP esterno di Zimbra e quindi raggiungibile dall'esterno mediante l'apertura della porta 80 o la porta di Zimbra sul server, e l'altro test inserendo l'indirizzo IP interno di Zimbra raggiungibile dall'esterno mediante la VPN, come già descritto nel tutorial 18. Quindi andiamo a creare una nuova connessione inserendo il nome, il server URL, il nome utente e la password. Qui notiamo che il server, ossia l'indirizzo IP di Zimbra descritto, è quello interno. Mentre nel caso del test esterno andremo appunto ad inserire l'indirizzo IP esterno di Zimbra e ripetere sempre lo stesso nome utente e password con la descrizione. Adesso andremo a fare un test pratico, quindi salviamo le impostazioni ed andiamo a abilitare la VPN. Dalle impostazioni disabilitiamo prima la wireless, che attualmente è attiva sul telefono. E sempre dalle impostazioni andiamo ad attivare la VPN. Ovviamente adesso dovremmo loggarci, quindi ci chiederà il nome e la password per collegarci alla VPN. Una volta effettuata la connessione, accediamo a WebDAV per verificare la corretta connessione. Quindi
Anche qui saranno presenti tutti i file che abbiamo visto nella parte precedente, quindi caricati da CyberDuck, da NetDrive, dalla valigetta stessa di Zimbra, e adesso faremo un test proprio di foto dall'iPhone caricata nella stessa valigetta. Quindi andiamo a scattare una foto. E scegliamo di caricarla sulla valigetta. Ovviamente in questo caso abbiamo effettuato il test di un'immagine, vale lo stesso per un file di testo o un qualsiasi file. Ad esempio sull'iPad possiamo scrivere delle note e caricarle nella valigetta e poi condividerle con gli altri utenti. Attendiamo che la foto viene caricata all'interno della valigetta ed è visibile. Adesso andiamo a effettuare il test di collegamento con l'indirizzo IP esterno di Zimbra. Quindi disabilitiamo la VPN e la wireless, accediamo con internet dal proprio cellulare. Quindi apriamo la valigetta e vediamo tutti i file caricati. Quindi quella, la foto inserita precedentemente, così come tutti i file presenti. Anche accedendo a Zimbra, nella valigetta, possiamo vedere la foto di test effettuata con l'iPhone. Sottolineiamo che per il collegamento di iPhone e iPad bisogna scaricare dall'App Store l'applicazione WebDAV Navigator, mentre per Android l'applicazione da scaricare è WebDAV Navigator Lite.